Il Consiglio regionale fonda la sua nuova scuola di formazione politica e la intitola ad Alessia Ballini, ex consigliera di qualche anno fa, prematuramente scomparsa. Ma il percorso, individuato da una legge approvata alla fine della scorsa legislatura, non è ancora concluso. Se ne riparlerà tra qualche giorno. L'argomento principale resta però la pandemia, ancora alto il numero dei contagi, crescono pure i ricoveri, ne parlano tutti, le nuove forniture di vaccini consentiranno forse un'accelerazione della campagna, anche se i fatti di queste ultime ore potrebbero complicare un po' le cose. Il Covid provoca molte conseguenze anche indirette, ce ne sono di gravi dal punto di vista psicologico, soprattutto per i più giovani, e il Consiglio regionale approva all'unanimità una risoluzione per incrementare questo tipo di supporto. Ce n'è un'altra di risoluzioni anche per favorire la lettura e le visite ai musei dei più piccoli. Un parco che ha avuto una scossa positiva e ha fatto registrare una svolta, e questo è il giudizio, almeno quello della maggioranza, sul nuovo corso del parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, ma non tutti sono d'accordo. Parleremo poi della Giornata Internazionale della Donna, con la bella iniziativa di premiare l'8 marzo scorso 5 eccellenze al femminile della nostra regione. Primo argomento, i vaccini arrivano, stanno già arrivando in dosi più massicce rispetto al recente passato, sono l'unica vera arma contro il virus. Le nuove forniture di vaccino fanno ben sperare e inducono all'ottimismo tutti i consiglieri di maggioranza e opposizione. Ne parla anche ancora una volta il presidente della regione, che sottolinea il superamento delle priorità per categoria. Adesso conta soltanto il fattore anagrafico, l'età, insomma. Ci si presenta con il documento, ogni cittadino è uguale all'altro e vi è un criterio che è corrispondente semplicemente a quello che la carta d'identità ti dà come data di nascita. Naturalmente per quello che riguarda gli over 80 invece continuiamo con il sistema che ha visto la Regione Toscana affidarsi ai medici di famiglia per il loro rapporto di prossimità e per il loro rapporto anche di confidenza con le persone più anziane. Qualcuno dice che questo può portare rallentamenti. Io credo, voglio credere nei medici di famiglia e sono convinto che il loro rapporto con i pazienti gli consentirà di mettersi d'accordo se andare a casa, perché poi i medici sono tutti vaccinati, oppure invece all'ambulatorio per somministrare al meglio i vaccini Pfizer. Il sostegno alla campagna vaccinale, pur con tutte le cautele emerse in queste ultime ore, è bipartisan. Tutti spingono perché si proceda più speditamente possibile a rendere immune la popolazione. Per questo servono restrizioni e chiusure nel frattempo. Individuazione di zone rosse puntuali, circoscritte, possono servire per limitare e contenere la diffusione del virus. Intervenire con un tracciamento immediato in quelle realtà e preservare possibilmente invece dall'andare in una zona rossa generalizzata per tutta la regione. Quindi credo che questo monitoraggio molto attento che stia facendo la struttura, che stia facendo l'assessorato in generale sia veramente importante. Credo che sia sotto gli occhi di tutti che la situazione è ancora una situazione critica e che ogni provvedimento che viene preso per cercare di non aggravare la situazione. Adesso è necessario innanzitutto avere la possibilità di vaccinare le persone e quindi dei vaccini, quindi questo è il primo impegno che la Regione deve portare avanti, acquisire vaccini. Devo anche riconoscere che la Regione Toscana, dal punto di vista delle somministrazioni per i vaccini che ha in casa, è la più attiva, nel senso che ha vaccinato veramente tanto, diciamo fino a numeri che si avvicinano al 100% delle possibilità, e questo va riconosciuto. Dall'altro però dobbiamo dire che ci sono dei dati che sono un po' meno confortanti, perché se si va a vedere le somministrazioni, i vaccini fatti agli over 80, alle categorie più fragili, noi siamo la penultima regione. Altri pareri che abbiamo raccolto a margine delle sedute di martedì e mercoledì scorsi. È impensabile e inaccettabile vedere che i vaccini o si buttino via o che ci siano dei ritardi sui vaccini o che addirittura ci siano delle categorie privilegiate rispetto ad altre. Dobbiamo vaccinare
veloce, dobbiamo vaccinare tutti e soprattutto, consentitemi di dire, dobbiamo vaccinare chi ha delle patologie, penso ai malati oncologici, penso ai cardiopatici, penso a chi ha malattie croniche, penso a chi sta combattendo per la propria salute ormai da tantissimi anni. Quelle categorie sono abbandonate dal governo e dalla regione. Io ho chiesto, con una dichiarazione molto forte, che la Toscana passi da 14.000 vaccini al giorno a 30.000 vaccini al giorno. Solamente così noi saremo nelle condizioni, diciamo il 30 giugno, di dire che questa storia è finita. Noi possiamo determinare un campo di immunità fatto del 70-80% della popolazione solamente se noi passiamo da 14.000 a 30.000 vaccini al giorno. Va fatto entro giugno, quindi è evidente che se vuoi fare delle restrizioni devi abbinarle a una grande stagione di vaccinazione di massa. Ovviamente delle cose stanno andando bene, altre non stanno andando bene. Penso alle vaccinazioni sopra gli ottantenni, non stanno andando bene, sono troppo lente, bisogna velocizzare quel processo, dare seguito subito alle persone fragili, sono 800.000 persone, e poi grande vaccinazione di massa. La seduta di martedì era cominciata con un minuto di silenzio per le vittime del Covid. Oltre 100.000 in Italia, in Toscana sono già 5.000. Una tragedia incredibile, ancora insospettabile un anno fa quando scattavano le prime chiusure. La pandemia ha lasciato segni soprattutto nei più giovani e così tutto il Consiglio approva all'unanimità due documenti che impegnano la Giunta. Il primo ad implementare i servizi psicologici. Sì, noi siamo partiti da un'audizione del Garante dell'Infanzia e della dottoressa Gulino, che è il presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana, per farci raccontare da loro con un po' di dati quella che è la situazione della nostra regione, in particolar modo per i ragazzi, per i minori, evidenziando come oltre il 70% nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia Covid, come oltre il 22% ha manifestato difficoltà legate al cibo, insomma tante forme di disagio, ovviamente in particolar modo per i minori, ma che poi riguardano tutta la popolazione. E allora, siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini, quindi il benessere dei cittadini, e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci, noi diciamo che ormai, soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica per superare i danni derivanti, è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio. In realtà, come vedremo, si tratta di una preoccupazione assolutamente condivisa. Questo anno di isolamento, del resto, ha lasciato il segno soprattutto nei più giovani. In questa richiesta, che parte dai consiglieri, c'è anche attenzione agli operatori che dovranno intervenire. Abbiamo cercato di fare un atto che potesse tener conto anche delle esigenze dei medici, perché la richiesta di uno psicologo di base e psicologo di cure primarie andrebbe a confliggere eventualmente con quella che è l'attività del medico, per cui noi abbiamo specificato che pur essendo necessaria la figura dello psicologo in una maniera più importante, debbono mettersi d'accordo i due ordini per poter non essere in conflittualità. Io credo che sia non soltanto necessario, ma doveroso per il sistema sanitario farsi carico anche di questo problema. Perché se da una parte dobbiamo cercare di tutelare il più possibile dal punto di vista della salute, quindi dall'evitare il contagio, non possiamo però dall'altra parte non farci carico di quello che adesso è un disagio che in alcuni casi, l'abbiamo visto con dei casi di cronaca, sta diventando un vero allarme sociale. E stiamo tutti vedendo casi di giovani che si riuniscono anche in maniera poco attenta, poco accorta, addirittura alcune volte organizzano online risse oppure eventi vandalici nelle grandi città. Dobbiamo veramente tenere in considerazione la loro salute e non solo quella fisica. Perché è importante agire in particolare sui più giovani? Il primo problema è l'assenza di scuola e dunque di socialità per loro in un'età particolarmente critica. Le aziende sanitarie dovranno implementare la loro offerta di servizi, lo dovranno fare la medicina generale, dovrà fare le casse della salute, cioè il sistema sanitario a livello territoriale in termini di prevenzione deve dare un aiuto forte ai ragazzi, molti adolescenti rinchiusi nelle loro abitazioni
costretti alla didattica a distanza, stanno vivendo sulla propria persona un dramma, quello dell'isolamento, che determina paure, che determina insicurezze, che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che, se non recuperate o accompagnate, potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza, alla loro socialità, alla loro relazione con gli altri. Una mozione condivisa da tutto il Consiglio, perché purtroppo, e dico purtroppo, arriva in un momento drammatico, perché comunque arriva dopo un anno esatto dall'inizio del primo lockdown, e come abbiamo detto e ripetuto tante volte, un po' tutti in questo anno, i minori, i più piccoli, i bambini sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione. L'età del pre-sviluppo, l'età della preadolescenza, l'età in cui i bambini sviluppano non soltanto le capacità cognitive, le capacità, l'avvio all'istruzione, alla scuola, ma anche e soprattutto l'avvio alla socialità. Ed essere privati della socialità all'improvviso, da un giorno all'altro, è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico. Pensate a quanto è grave il fatto che nessuno di noi si possa toccare, che nessuno di noi si possa abbracciare, che i nostri figli non possano dare un bacio ai propri nonni, perché in quel bacio ci potrebbe essere la pericolosità di contagiare il nonno e quindi addirittura di perderlo. E purtroppo in alcune famiglie è addirittura successo. Viviamo un momento dove l'aiuto, il supporto psicologico di una persona che è formata per contrastare anche elementi di grande criticità che in ognuno di noi si stanno creando è estremamente importante. Un'altra mancanza evidente, certo, è stata quella della cultura. E allora tutti dicono sì a progetti per valorizzare la lettura nelle scuole e favorire le visite ai musei. Sulla lettura si impegna la Giunta a estendere e promuovere il progetto Leggere Forte, già attivo, che riguarda la lettura ad alta voce a bambini fin dall'età più piccola, perché è un progetto che è dimostrato scientificamente favorisce lo sviluppo delle facoltà cognitive. E poi si propone di introdurre, analogamente a quanto accade in molti paesi del Nord Europa, ad esempio, la mezz'ora di lettura silenziosa in avvio della giornata scolastica. La mozione poi aveva un contenuto riguardante lo svolgimento delle lezioni che hanno un contenuto più legato alla storia dell'arte, alla storia culturale dei territori, promuovendo, invitando le scuole a promuovere iniziative che facciano svolgere quelle lezioni in contesti diversi dalle aule, in musei, in teatri, in luoghi monumentali. È stata discussa in commissione, sono state apportate delle modifiche migliorative, tra cui quella che ha fatto la Presidente Giachi, di portare anche gli studenti nei musei a fare lezione perlomeno di storia dell'arte. In più io avevo proposto, ed è stato accettato, di far entrare nelle scuole associazioni, persone dello spettacolo del territorio per poter dare un contributo proprio a Leggere Forte. Il primo tema trattato era stato tuttavia quello della scuola di formazione politica istituzionale. La sua istituzione è stata decisa l'estate scorsa, alla fine del mandato del Consiglio precedente. Ora le opposizioni chiedono alcuni giorni per mettere a punto lo statuto. La scuola sarà intitolata ad Alessia Ballini. Tra una settimana analizzeremo le posizioni dei gruppi su questa iniziativa. Il Consiglio invece ha già detto sì al bilancio di Artea, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura, che è anche ente intermedio per il pagamento di altri contributi. L'Europa al centro di un'iniziativa formalizzata da questo 2021 per tutti gli anni in avanti dal Consiglio regionale, che fa una legge appositamente per questo. È la terza variazione del bilancio del Consiglio regionale a garantire risorse certe per organizzare diverse iniziative sul tema, 15.000 euro quest'anno, 100.000 divisi in due annualità, 2022-2023. Permetterà il 9 di maggio, da qui in avanti, di vedere anche in Toscana iniziative e momenti di riflessione per non tanto festeggiare, ma riflettere sui temi connessi all'Europa. E questo è frutto, lo voglio ricordare, lo faccio sempre, del lavoro dei commissari in seno alla Commissione Europa. Lo spunto ce l'aveva dato in una seduta il Presidente Stella, ci abbiamo lavorato, ringrazio il Presidente Mazzeo per la sua costante anche azione di collaborazione, tutti gli uffici, e poi siamo riusciti con due votazioni di portare a casa anche questa legge. Credo che sia giusto che siano stati messi dei fondi a disposizione proprio per questo, ma non mi fermerei soltanto lì, perché all'interno della Commissione
ci sono state delle proposte condivisibili, come ad esempio portare nelle biblioteche la conoscenza dell'Europa, portare nelle scuole la conoscenza dell'Europa, perché credo che sia fondamentale che le generazioni a venire, visto e considerato quello che sta succedendo in questo momento con un impegno economico dell'Europa nei nostri confronti, ma anche un impegno nostro nei confronti dell'Europa, anche loro debbano essere messi a conoscenza. In Consiglio passa anche una mozione di critica alle parole di Renzi in Arabia Saudita. Dice sì, con alcune eccezioni, però, anche il gruppo del Partito Democratico. Il nostro spirito non è mai di fare documenti contro qualcuno, per l'amor di Dio. Ci sono degli atti che vengono presentati all'attenzione del Consiglio regionale e con responsabilità noi cerchiamo di analizzarli cercando di entrare nel merito, lasciando fuori poi anche valutazioni che possono accompagnare alcune riflessioni che sono patrimonio magari di gruppi che presentano questi atti. Noi abbiamo cercato anche con una serie di emendamenti, non dico di migliorare, però di andare a cercare di portare un contributo su un atto che poi avete visto è stato approvato a maggioranza dall'Aula. L'iniziativa l'aveva presa la consigliera 5 Stelle Silvia Noferi, ma perché, chiediamo, contestate quelle dichiarazioni? Ecco, queste frasi a nostro avviso sono inaccettabili, soprattutto per chi è stato il rappresentante del principale partito di sinistra, il PD, per cui sinceramente fa piacere che oggi anche parte del Partito Democratico abbia proposto degli emendamenti che ho accettato e abbia ritrovato quell'essenza fondamentale, quella base che ci vede uniti in questo, e cioè nel rispetto dei diritti umani ovunque siano e da parte di chiunque li professi. Non votano alcuni consiglieri del PD e naturalmente il gruppo di Italia Viva si oppone. I capigruppo di Forza Italia e Lega ritengono strumentale questa polemica. San Rossore, il parco ai raggi X per gli investimenti programmati di qui fino al 2022, ma anche per i conti dopo il dissesto di qualche anno fa. Sì, per la maggioranza la svolta c'è stata davvero e la si vede, fanno notare i consiglieri, nei programmi oltre che nei conti. Il direttore e il presidente ci hanno messo in evidenza un gran lavoro che è stato fatto per la ricostruzione di alcuni passaggi che mancavano, la messa in sicurezza di alcuni aspetti che per noi sono quelli fondamentali, cioè capire come e in quale modo, con quale risorse si prova a rilanciare tutto quel complesso che per noi è un punto di riferimento importante dal punto di vista non solo della manutenzione della biodiversità, di tutte le vocazioni che il parco ha, ma anche dal punto di vista attrattivo turistico. Non tutti votano a favore. La capogruppo della Lega esprime molte perplessità e presenta un proprio documento votato da tutti su una questione in particolare. Capiamo che quel parco è stato commissariato proprio per problemi che ha avuto in passato con i conti, ma così non riusciremo mai a ripartire realmente su un pezzo di territorio che è fondamentale e importante. Su questo atto noi abbiamo collegato poi una proposta di risoluzione che è stata approvata all'unanimità, che trattava la parte del parco che riguarda il lago di Massaciuccoli. Ecco, quella parte lì è l'area umida più grande della Toscana, è praticamente tema di discussione all'interno del Consiglio regionale anche della scorsa legislatura. Del parco parla diffusamente anche il consigliere pisano Petrucci, che ora chiede una nuova iniziativa. Nel parco di San Rossore Migliarino e Massaciuccoli insistono moltissime attività economiche, penso all'ippodromo, ai centri visite, ma anche ristoranti, ostelli e varie altre attività che, come tutte le attività, scontano la crisi dovuta alla pandemia, la riduzione del 70-80, anche 100% dei guadagni. In questo caso la Regione Toscana può intervenire direttamente senza chiedere ad altri di farlo, ovvero riducendo i canoni di concessione o di affitto. C
Cinque donne di grande valore ricevono il riconoscimento del Consiglio regionale l'8 marzo. Tre sono scienziate: Teresa Fornaro, ricercatrice all'INAF di Firenze per la missione Mars 2020, Claudia Sala, responsabile del Mad Lab di Toscana Life Science, che con il suo gruppo di ricerca ha individuato e brevettato per primo in Italia gli anticorpi monoclonali per la cura dell'infezione Covid. Elisa Volpi, fiorentina, ricercatrice dell'Università di Ginevra, e poi due grandi sportive, Ambra Sabatini, che ha fatto il record del mondo sui 100 metri nella categoria paralimpica, e Chiara Sacco, atleta di canottaggio, plurimedagliata. In questo momento vogliamo mandare un messaggio forte di speranza, che la Toscana deve ripartire guardando al futuro con gli occhiali delle donne. Io penso che in un momento come questo dobbiamo mettere in campo risorse esattamente in questa direzione. La nostra proposta di legge che abbiamo fatto durante la campagna elettorale è quella di dare l'asilo nido gratuito a tutte quelle famiglie che hanno un ISEE sotto 40.000 euro, è un modo per dare risposte ad un welfare che richiede, come dire, un ruolo più forte ancora delle donne nella nostra società. Eccole le protagoniste, le abbiamo sentite tutte, a cominciare da Claudia Sala e dalla sua lotta instancabile al Covid. L'invito è quello che abbiamo sentito da più parti, cioè quello di non arrendersi e di combattere. Il combattere contro la malattia, sì, allora si combatte con il vaccino, si combatte accettando la campagna vaccinale, si combatte anche, diciamo così, sul campo, come noi stiamo facendo, con la ricerca di nuovi metodi di cura. Si combatte anche formando le nuove persone, le nuove generazioni, che ad esempio nel nostro laboratorio stanno imparando a diventare ricercatori. E questo è un qualcosa a cui io tengo in modo particolare e ve lo dico con molto orgoglio, che nel nostro laboratorio avremo presto la prima tesi di laurea di una ragazza che si va a laureare proprio avendo lavorato per 6 mesi su questo progetto di ricerca dedicato al Covid. Teresa Fornaro è una delle scienziate della missione Mars 2020 che ha portato la sonda Perseverance sul pianeta rosso. Io direi che almeno per questa missione della NASA, Mars 2020, non ci sono discriminazioni reali. E un esempio appunto che il capo del progetto scientifico è una donna, anche la manager del progetto scientifico è una donna, e siamo stati selezionati a novembre scorso 13 scienziati per supportare le attività del rover attraverso degli studi complementari. Di questi 13, 7 siamo donne giovani. Ecco, io sono l'unica italiana tra questi 13 che è stata appunto selezionata, però appunto è un buon segnale, molto positivo, proprio perché la scienza non guarda al genere ma guarda alle capacità. Ma quante sono le difficoltà che si incontrano nel mondo della ricerca oggi per le donne? C'è anche, chiaramente è più difficile portare avanti una carriera accademica, è più difficile perché devi prendere delle scelte eventualmente spesso. La carriera accademica ti richiede un'estrema flessibilità che spesso se hai famiglia magari non sei disposta, a seguire eventualmente, no? Semplicemente cambiare città, cambiare paese tutte le volte solo perché c'è un posto disponibile. Ecco. Quindi, e penso sia più difficile forse se sei donna che uomo. Prendere questo tipo di decisione. Infine, le due campionesse di sport, ed ecco Chiara Sacco. E per me è un onore essere qua, in questo giorno che rappresenta, diciamo, il simbolo di tutte le donne e di tutti i diritti che abbiamo acquisito nel tempo, sia economici, l'indipendenza economica, politica, sociale. Quindi per me è un doppio onore, diciamo. E la mia storia nel canottaggio inizia da piccola. Io ero una bambina in sovrappeso e tutti mi prendevano in giro, ero un po' bullizzata, diciamo, come si direbbe oggigiorno, no? E iniziai questo sport, diciamo, all'inizio per dimagrire e poi mi sono appassionata, il mio corpo è cambiato, è diventato tonico, atletico, e ho acquisito autostima, ho acquisito anche forza caratteriale, ho imparato a non mollare mai, a credere nei miei sogni. Infine un appello a tutte le donne in ascolto, lo lancia l'atleta paralimpica Ambra Sabatini. Allora, senz'altro di non mollare i propri sogni, perché sono quello che fanno girare il mondo, e la forza delle donne è molto importante per far sì che tutto vada avanti. Abbiamo già visto come tutte noi abbiamo raggiunto risultati strepitosi.
Alla cerimonia il presidente Mazzeo, che nel frattempo è stato eletto anche presidente di AICRE, l'Associazione di Comuni e Regioni d'Europa per la Toscana, era accompagnato dagli altri membri dell'ufficio di presidenza. Lui, Mazzeo, sarà in diretta TV su Telegranducato sabato 20 marzo alle 9.30 del mattino. La sera prima, però, venerdì, non perdetevi il solito appuntamento settimanale con Regionando alle 21.15 dopo il TG della sera.